Gesù ti ha chiamato per servirlo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Buon inizio settimana. Prendiamo con noi la parola di Dio e leggiamo il Vangelo di oggi, dove ricordiamo i santi Simone e Giuda apostoli. Luca 6, 12, 19. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Amen. Carissimi, ecco come ci viene presentata la pagina dove Gesù, in questo Vangelo, porta una novità, una chiamata di 12 persone alla luce di una comunione con il Padre, perché sale sul monte a pregare, ma la grande novità è che qui è il Maestro che sceglie i discepoli. Normalmente, ai tempi di Gesù, le persone, i giudei, sceglievano il proprio rabbì. Individuavano la persona che gli piaceva e poi stavano con lui, perché avevano quell'interesse nei confronti del tipo e tipologia di spiritualità. Quanto è importante comprendere che Gesù è un maestro totalmente nuovo. Gesù addirittura è quel maestro, sempre in relazione con il Padre, in piena comunione con Lui, che tutto ciò che decide di fare sottomette al Padre stesso. Questo è un modello, è un esempio per noi. Quante volte prima di prendere un'iniziativa, prima di iniziare un progetto, prima di intraprendere un percorso, di fare una scelta, entriamo anche noi in comunione con Dio. Qui si parla di un monte. Non è soltanto un monte fisico, ma è soprattutto un monte teologico. Cioè Gesù nello Spirito, in relazione al Padre, compie la sua volontà. Ecco un bellissimo insegnamento. Oggi, in questa settimana, hai delle scelte da fare, delle decisioni da prendere. Mettiti in relazione con il Padre, invoca lo Spirito Santo nel nome di Gesù. Lui ti concede di comprendere la via. Gesù ha scelto i 12, chiamandoli discepoli per ascoltarlo, chiamandoli apostoli per essere inviati e per portare la luce, per portare quella luce vera che solo Gesù può darci. Tanto che le folle, si dice, venivano dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e Sidone per ascoltare le parole di Gesù e per essere guariti dalle malattie. Ma non solo, dice l'Evangelista Luca, anche per essere liberati dagli spiriti cattivi. Tutti lo cercavano, tutti lo volevano toccare, perché da Gesù usciva una dynamis,
ecco il termine greco, forza, che guariva tutti. Gesù è il Signore, cari amici. Gesù mi ha scelto. Gesù ti ha scelto per seguirlo, per stare con Lui, per ascoltarlo e per annunciarlo come apostolo. La gente, il mondo, ancora oggi, più che mai, ha bisogno di incontrare Lui. Anche se molte persone, molti nella società dicono «Ma la fede, ma in che mondo vivete?» Oggi abbiamo la realtà aumentata, abbiamo la realtà virtuale, abbiamo l'intelligenza artificiale, oggi abbiamo tante di quelle cose che voi siete passati, siete come i dinosauri preistorici. La luce vera, Giovanni 1, è venuta nel mondo, ma solo coloro che l'hanno accolta sono diventati figli di Dio. Hanno avuto questo potere e gli altri sono rimasti nelle tenebre della loro ignoranza. Gesù è venuto per tutti. Ecco perché ha scelto me, ha scelto te per annunciare questa luce. Soprattutto a coloro che si rifiutano come essere luce, luce di Cristo oggi, invocando il suo Spirito Santo, invocandolo nella nostra vita e chiedendo quali passi fare, come testimoniarlo nel migliore dei modi, e Lui ci darà la via. Spirito Santo, vogliamo invocarti oggi, ti invochiamo perché tu possa entrare in mezzo a noi, entrare nelle nostre case, in tutte le aree della nostra vita e farci sperimentare che in Gesù io sono stato chiamato ad essere suo discepolo e suo apostolo. Donami il coraggio di testimoniarlo e annunciarlo a tutti coloro che ancora non lo hanno incontrato. Grazie, oh Signore. A te sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ecco lo slogan che ho fatto per voi oggi. Gesù ti ha chiamato per servirlo. Il Signore ha scelto te per essere suo discepolo, suo apostolo e per portare la sua luce. Cari amici, vi vogliamo condividere i prossimi eventi, in particolar modo del mese di novembre, che noi faremo a Biella, a Torino, e a Milano come Coinonia Giovanni Battista. Domenica 3 novembre ci sarà l'incontro di preghiera Gesù Vive a Milano. Domenica 17 novembre il corso preghiera e animazione carismatica a Torino, che poi ripeteremo a Biella il 12 gennaio. Infine domenica 24 novembre la giornata di Coinonia a Strona. Vi attendiamo e per qualsiasi informazione e iscrizione sul nostro sito web voi potrete trovare tutto ciò che riguarda questi eventi. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Per coloro che sono nel nord Italia, avremo domenica 17 novembre a Torino e a Strona, domenica 12 gennaio il corso preghiera e animazione carismatica. Un corso dove noi proporremo alla luce della nostra esperienza come Coinonia Giovanni Battista la preghiera nello Spirito Santo usando i carismi alla luce della parola di Dio. Le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web. Iscrivetevi!